questa puntata. Approvato il bilancio 2022 dell'ente parco regionale della Maremma. Il bilancio di un anno del Consiglio regionale. La nuova stagione del Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Approvato il bilancio 2022 dell'ente parco regionale della Maremma, a maggioranza con il solo voto di astensione del centrodestra. L'ente parco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del parco ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti, e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. Anche la Lega si astiene e peraltro si inserisce in un solco già confermato anche in precedenza, perché all'interno di quelli che sono i conti dei parchi che insistono sul territorio toscano, gli altri lo ricordo sono il Parco Migliarino San Rossore e il Parco delle Apuane, oggettivamente il Parco della Maremma si è sempre, come dire, comportato abbastanza bene. E in questa occasione, dove ho piacere di ricordare che con un'iniziativa intelligente, a mio avviso, della presidenza della Commissione, i membri della Commissione si sono recati sul posto, quindi hanno potuto anche dar luogo a un sopralluogo, a prendere un pochino anche atto di quelli che sono queste realtà, svolgendo una commissione a contatto anche con tutti i riferimenti del territorio della Maremma, quindi sindaci, presidenti di provincia, insomma riferimenti di tutti gli enti istituzionali. Abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo, seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo, e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito, come abbiamo rilevato, c'è anche un problema di programmazione. Però il presidente del parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno, e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere, diciamo, programmata in modo ottimale. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire, però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo, anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico, cosa che il presidente ci ha escluso. Evidenziato questo, però, oggettivamente l'approccio, ripeto, è diverso da quello che troviamo negli altri parchi, e il voto della Lega è stato un voto di astensione. Sul Parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di 2 o 3 anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022, ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana, ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare, magari aumentando, della richiesta abbiamo fatto, la valorizzazione promozionale, il brand, la capacità cioè di stare sul mercato, legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi e alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana.
consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'ufficio di presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In ufficio di presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. Volevamo fare di questo luogo una casa di vetro, un luogo più trasparente, in modo tale da dare più risposte e risposte migliori ai cittadini, e mi pare che è un altro pezzo che abbiamo portato avanti. E infine l'obiettivo era quello di dare voce a chi aveva meno voce, e grazie al lavoro di tutte le colleghe e i colleghi ci stiamo riuscendo. Pensate alle tante iniziative, alle mostre, alle conferenze stampa in cui tutti i comuni, da quello più piccolo a quello più grande, hanno uno spazio di accoglienza, di sostegno e di supporto. Questa è l'idea di Toscana che abbiamo. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria, è un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cergofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti diciamo in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia e una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. 3 anni di esperienza dell'ufficio di presidenza, per quanto mi riguarda 3 volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa, che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani, che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere
avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Un altro anno di lavoro intenso, nonostante, come sa bene, il Presidente del Consiglio regionale abbia più volte sollecitato una dotazione di personale probabilmente diversa e più specifica per le competenze della nostra Commissione, che si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla Regione e al controllo degli atti dei dirigenti della Giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. Sì, è sicuramente l'obiettivo più importante quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare, ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65 che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Apro una parentesi che è il mare, la grande risorsa di questa grande regione, dobbiamo lavorare perché i porti siano messi in sicurezza, per sfruttare anche dal punto di vista turistico questa risorsa straordinariamente per noi importante. Presto andremo nelle Alpi Apuane per vedere le cave di marmo, anche quello un grande settore che deve coniugare il rispetto dell'ambiente con l'economicità di quei territori. Quindi insomma ancora di cose ce n'è da fare, siamo qui in collaborazione con gli assessori di nostro riferimento e proviamo a dare il nostro contributo anche critico. Spesso fortunatamente troviamo anche negli assessori un interlocutore che sa ascoltare, non ci arrivano pacchetti preconfezionati, la commissione ci mette un po' del suo. Presentata la nuova stagione del Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Il Teatro Corsini di Barberino è un orgoglio per la nostra regione. L'impegno che la compagnia Catalyst porta avanti dà il segno di quella che è la nostra idea di Toscana, perché il teatro è un luogo di incontro, il teatro è un luogo di scambio, il teatro è un luogo che rappresenta l'identità di un territorio, in grado di far crescere proposte che nascono a Barberino, ma anche la capacità di saper attirare artisti sul territorio. Il teatro è libertà e ogni volta che si investe in cultura, si investe in teatro, si investe in coscienza critica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Grazie al sindaco Mongatti per essere oggi qui insieme a noi, grazie a tutta la compagnia
compagnia, per il lavoro importante che porta avanti, e noi cerchiamo sempre, e qui sono anche con il collega Pescini, di dare voce a tutte quelle esperienze belle che nascono dai nostri territori. Allora, quello che caratterizza quest'anno è che 19 anni che abbiamo la direzione del teatro, e insieme a tutta la compagnia in realtà ci siamo presi cura di questo teatro e del pubblico di Barberino, riuscendo a costruire una rete anche a livello regionale e nazionale, a livello regionale con le residenze artistiche, a livello nazionale offrendo sia coproduzioni che invece, grazie al teatro, un luogo vero e proprio dove poter preparare, prima di andare in scena, gli spettacoli alle varie compagnie che ci sono a livello nazionale. Quest'anno abbiamo una programmazione molto compatta, nel senso che c'è una scelta molto, molto netta sugli spettacoli da proporre, con un taglio politico alto e anche con nomi che sono assolutamente trasversali, appunto dai Modena City Ramblers a Monio Vadia con Cazzullo, a Rezza o testi ripresi e riadattati da Edoardo De Filippo, quindi compresa la nostra ultima coproduzione su Calvino con le Cosmicomiche. Quindi questo è un po' il panorama generale, diciamo. Un po' di